A me dovete dirmi cosa passa per la testa delle persone, in particolare di quel folle automobilista che ha sdraiato un ciclista di 48 anni a Malnate, zona Varese, mandandolo all'ospedale. Allora, sei frustrato perché non riesci a sorpassare un ciclista? Non è un problema mio che sono davanti a te in bicicletta. Tra l'altro, quel ciclista si stava comportando bene, nel senso che era a destra della sua corsia. Come avete visto, c'è un muro, c'è la parete della collina, quindi non è che può andare troppo a ridosso della collina. Scusate, troppo a ridosso del bordo strada, perché se Dio ne guardi, il manubrio tocca la parete, c'è l'effetto praticamente catapulta, quindi il ciclista è rovinato. Quindi stava mantenendo dalla parete della collina una distanza di sicurezza. L'automobilista fa un gesto che è incredibile. Io quando l'ho visto ho detto: ma forse mi sono perso qualche frame, cioè forse c'è una macchina che sta venendo dall'altra parte e lui è dovuto rientrare. L'ho guardato diverse volte questo video e fa paura perché è un gesto intenzionale. Cioè non è che l'automobilista tenta il sorpasso, tra l'altro su striscia continua, senza lasciare nemmeno il metro e mezzo di spazio al ciclista, dice: vabbè, tenta il sorpasso, arriva una macchina, si spaventa, dà il colpo di sterzo e falcia il ciclista. Niente di tutto questo. L'automobilista volutamente, riguardate il video per capire la dinamica dell'incidente. L'automobilista si allarga, poi volutamente stringe e falcia il ciclista. Dall'altro sembra anche che se ne vada, quindi oltre al tentato, perché questo si tratta di tentato omicidio, c'è anche l'omissione di soccorso. Ora, nel video non si vede se poi scende, soccorre oppure no, però soffermiamoci su quello che vediamo. Sembra che non si fermi. Quindi, oltre al tentato omicidio, c'è anche l'omissione di soccorso. Questo è un gesto folle, ma perché? Cioè, perché? Io mi sto arrabbiando anche nel raccontarvi questo video, ma mi sto arrabbiando perché è stupido quello che è successo, è voluto. Un conto è un incidente, io sbaglio manovra, colpa mia, scusate, è brutto, ok, però non c'è l'intenzionalità. Qui è palese che c'è l'intenzionalità, è caccia al ciclista. Io, scusate, non lo capisco. Mi metto nei panni della famiglia che magari ha visto queste immagini riprese dalla dash cam della macchina che seguiva il fenomeno. E che cosa volete che pensi? Ora, questo video indica molte cose. Da una parte un odio viscerale verso i ciclisti, perché se non odi la categoria non lo fai questo gesto, ok? Cioè, di cosa stiamo parlando altrimenti? Di un pazzo che gira e si diverte a sdraiare i ciclisti, no? Questo è un fatto culturale. Cioè, in Italia gli automobilisti, o presunti tali, non sopportano che la strada sia occupata anche da ciclisti. Tra l'altro, strada pericolosa in discesa, perché si vede che anche le biciclette vanno molto veloce. Quindi, cioè, il ciclista è caduto a una velocità incredibile. Io, ragazzi, non so cosa pensare. Veramente, cioè, ci provo a creare una discussione intorno a questo fatto, a questo incidente. Ma in realtà non mi viene nemmeno da dire niente, perché qui si tratta veramente di una cosa voluta. Cioè, quindi qui si va nel campo della criminalità, cioè della psicologia. Io non sono bravo in questo, cioè non ci capisco una mazza. Con me si può parlare di ciclismo, di biciclette, di quello che volete, ma non di questo. Quindi io ho anche difficoltà a creare una discussione su questo. Quindi aiutatemi voi, sono anche molto emozionato, perché potrei essere stato io il ciclista falciato o uno di voi, quindi aiutatemi a affrontare questo argomento, perché non so veramente che cosa dire. Spero che fra di voi ci sia chi riesce con un po' di lucidità a trovare il bandolo della matassa, perché io non ci sono riuscito. Quindi ragazzi, vi aspetto qua sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!